Quello che volevamo fare con Michela era una specie di esperimento, non sono balbuziente, ma è partita così. Poi vabbè, oggi è stata una giornata un po' lunga, complicata. Comunque volevamo fare, visto che considerato che faremo tanti cambiamenti in questo canale, volevamo fare una sorta di rubrica che è in cucina con noi, cioè nel senso non è che noi cuciniamo e ci mettiamo lì e facciamo le ricette complicate che non sappiamo fare. Magari cuciniamo anche della roba precotta, però noi chiacchieriamo e magari diciamo cose che possono essere più o meno interessanti. Per esempio, in questo caso parleremo di questa giornata, che cosa abbiamo imparato. Tante cose abbiamo imparato, tante già le sapevamo. E così, nel mentre ci mangiamo, facciamo anche un test d'assaggio, perché praticamente questo primo episodio si basa ovviamente sulla nostra esperienza in Renania, su quello che abbiamo comprato al supermercato e che questa sera ci mangeremo. Quindi chissà, magari ci fa schifo, magari ci piace, insomma, è anche, come posso dire, un test d'assaggio. Magari il prossimo anno venite in Germania e il prodotto che abbiamo scelto noi, a voi vi piace, a noi ci fa schifo, insomma, chi lo sa. Allora, praticamente, mentre loro scelgono E fa schifo, mamma te devo cosa ci berremo mangiare. questa sera, Questa è birra normale. Sì, birra, no, questa e io vi è dico quello che invece ci plastica. prepareremo con il nostro fantastico piano a induzione. Vi ricordo che siamo in Germania, nell'appartamento di Airbnb, che non so se abbiamo già recensito, poi recensiremo. Allora, abbiamo una cosa fondamentale che abbiamo trovato anche l'altro anno, che è una Kartoffeln Salad, ossia è un'insalata. Ti piace? Dice che va bene, non mi piace, però dice No, non lo che so, non lo sappiamo di lo preciso, so, però. non lo so. Che Allora, aspetta, scusa, praticamente premessa che la patata piace sempre, è buona sempre. non buona Buona. sempre, piace Ma sempre. che è sta Piace sempre, tristezza buona che devi sempre, però. rassicurare gente che gli piace la patata? Io dico Lui, boh. insomma, è un discorso serio. deve difendere. Cioè, allora tu dimmi, c'è un piatto con la patata che fa schifo? Ah, che schifo, sto piatto, non ti viene Tipo, in mente? no, no, a me no, sicuramente perché le no. patate no, sono No. buone. Allora, questo qua è la loro insalata di patate, che di solito è un'insalata fatta ovviamente con patate, cipolle, di solito ci mischiano, a volte c'è anche della carne dentro, ma in questo caso penso di no. Aceto, Po, panna questo acida, dovrebbe porro, essere po, cipolla. Questo qui cos'è? cipolla, insomma, non lo È sappiamo bene. aneto, Aneto. Perché non sappiamo quello che ci sta dentro in realtà, cioè abbiamo c'è aneto, provato. panna Vediamo gli acida. ingredienti. Vediamo gli Non ci sono. ingredienti. Ah, però devo rovesciare, ho paura. È Sta fatto scritto così. in Sto tedesco. scritto in tedesco. Kartoffelsalat mit Lakritz-Käsemousse. Zutaten 66%. Non sono le kartoffeln. Ah, no, zutaten in greco. 66% sono patate. Basser. Dovrebbe essere acqua, tipo credo. Rapsol, ma no. Sour milk, sour milk dovrebbe essere succo di latte. Erzenuggine, varme beyond 3%. Vabbè, Sour comunque. cream in inglese è panna Sour acida, milk, sour sour milk, milk sarà latte di. panna acida. Comunque, vabbè, tanta bella zozzeria, però potrebbe piacerci. Allora, io questo qua suggerisco a Michela di aprirla, prenderla e metterla su un piatto al centro, così Ok. ognuno si mette sul proprio piatto. Ma senza Poi che sporchiamo un osa, la piatto. metti così, esatto. Poi dopo l'assaggiamo, perché dobbiamo E comunque assaggiare tutti e tutti dobbiamo esprimere la nostra mettiamo opinione. vicino il secchio, così. Non Vicino al secchio, va si sa bene. mai perché sai. Poi abbiamo per Gualdi, perché Gualdi ha un problema religioso, penso. Sì, assolutamente religioso. Che praticamente lui mangia le cotolette, sì, cordon sofficin, non lo sappiamo, però carne di pollo, vuole due, perché una lasagna. E poi noi invece ci prendiamo queste che sono con carne di maiale, non so, giusto Michela? Giustissimo, Giustissimo. maiale, c'è disegnato il maialino C'è sopra. disegnato il Noi, maiale. siccome non c'è una parola d'inglese scritta da nessuna Non. Però te ci parte, mettono le figure come ci vedono. mettono Ci le figure come mettono fanno i giapponesi, che è una cosa il intelligente. maialino e la Ora, quindi gallina. questa cosa verrà utilizzando questa, quindi quali sono le due più grandi? Lo accendiamo a uno e mezzo. Allora, quelle più grandi sono queste. Quindi potremmo accendere questa, che è la più E vicina. due, due, di accende Questa due. è quella. Tutte e Mi due, sa allora, che vediamo a vedere. Dovrebbe essere, lo mettiamo a 1? sono due. Facciamo Questo uno, è 0,5 e questo è 1. Anche l'altra? va. Ok. Sì, beh, certo. Forse 1 è poco. Forse, Via. però spinge Mettere sto 2. Sono tutte e benedetto. due a 1, adesso stanno per indurre. Forse uno e mezzo metti, va, è meglio, va, uno Dagli e tempo che mezzo. inducano. Ma metti uno e mezzo. Però ci si sente.
Vuol dire che? Sì, ho capito, non siete sentite le cose però. Ok, andiamo uno e mezzo. E uno e mezzo, a posto, perfetto, vedi? Adesso fa così. Sì, ecco, li stanno inducendo, eccole, vedi? Vedi come inducono? Adesso si vede poco, però qua. No, comunque si vede, ok. Praticamente se l'abbiamo già provato, perché noi ci siamo fatti la pasta al forno l'altro giorno. Se alzi troppo in 3 minuti ha già cotto tutto, cioè, se alzi troppo in 3 minuti lo devi buttare. Esatto, esatto. Allora, se si scansi, perché chiaramente scansi. Si scansi bus. Allora, mi è stato chiesto specificatamente con un goccino d'olio. Goccino d'olio. E li apri intanto, Marco, guardi. Apri le tue. Con un goccino d'olio, proprio un goccino giusto per... Però in questa padella c'è un problema, che l'olio non si muove. Che li hai aperti? Ok, mettine due lì, i tuoi, due. Io avrei cotto col burro. No, con l'olio è meglio, il burro. Già ci stava a mangiare la zozzeria, ma mangiamosela pure col burro. Questa li mettiamo nell'apposita fragranza. Esatto, hai aperto anche gli altri? No, certo che no. Non mai detto, aspettavi voi. E apri anche i miei. E ora sono aperti? Questi sono aperti, questi ce ne vanno di più perché noi siamo di più. Però sono 3 uguali. E saremo uno e mezzo, però sono grossi. Ah, è vero. E poi il porco fa. E quindi? Porco e poi lo mangi. E poi lo mangi. Ma adesso qui abbiamo il fantastico, la fantastica salsiccia al tè. Perché la salsiccia al tè, ci sono persone che fanno gli assaggi dei... Io veramente non ho mai cucinato sta roba, non so. Fanno gli assaggi dei... come si chiamano? Dei gargarismi. No, dei pezzetti di carne. Mi dai uno scottex per favore. Come se fossero, capito, degli eroi come nazionali. Ma provo a mangiare invece la salsiccia al tè. Uno scottex. Secondo me, forse per la carne, forse anche un po' di più, perché non sento... Vado. Posso avere un anche sì. Due. Poi dopo mangio. A due, non esagerare. Ok, e stiamo cucinando queste cose che in teoria sono come quelle che cuciniamo a casa. Cioè, adesso vi facciamo vedere. Vedete? Cioè, sono le cordon bleu che... Oh, cordon bleu. Cordon bleu. Come? Cordon bleu. Cordon. Fai come flash? Cordon. Cordon. Esatto. E quindi si stanno cuocendo, si suppone, però non sentiamo nessun rumore perché l'induzione fa un po' questa cosa. Adesso si sente forse qualcosa, ma ok. E vabbè, quando poi è successo qualcosa vi faccio sentire. Allora, la sfida sta nella cottura e induzione. Come vedete, è la prima volta, quelli di Marco l'ho già girati e cominciano ad assumere un colore e si sente anche un suono tipo mi sto cuocendo, mi sto cuocendo. Questi altri l'ho girati e sinceramente... L'effetto non è lo stesso, l'ho appena girato. Lo so, ma vedi che questo stava sopra. Quello stava sopra, quello no. Stava sotto. E possiamo vedere che vabbè, possiamo vedere perché ci sono le pentole sopra, ma induce. Però senti, questo di Marco, secondo me, questo di Marco, tempo 3-4 minuti è pronto. Induce mia luce. Ma vediamo. Non è che dovremmo alzarmi tipo mezzo, dato che i nostri sono più grandi. No, no, stai buona. Oh, okay. Fidati, perché quando poi va in tempo, cioè quando sale... Non so se mettere altro po' d'olio, non lo so, francamente. Una volta che... Beh, poi si friggono dopo. Sì. Troppo olio. Vuole riprendere lei mentre io continuo a lavorare, grazie. Sì. Grazie. Sto già riprendendo. Ma quelli di Marco vanno che è una bellezza. Quelli nostri... No, anche i nostri stanno andando, attenzione, perché si sente proprio dal suono. Sentiamo. Si sente. Il suono dello Il suono dello show. Lo show must go on. Aspettate che prendo anche l'acqua. Ci metto le dita su quello di Marco. Che schifo. Sono magnarumi. Nel maxi bottiglione d'acqua. Ecco, senti, questo di Marco sta già un pezzo avanti. Non sbigliano, mentre qua il porco è indietro. Porco adesso vediamo, Il porco è indietro, perché... Più che altro si sta spaccando il porco, quello è un po' il problema. Forse questi andavano un po' fritti. Forse. Michela? Forse questi andavano proprio fritti, dico. E adesso che faccio io? Niente, ormai niente. Alza un po' il fuoco, va qua, che mi sa che... Li
nastri? Sì. Butta su 2.5, dai. Curvatura 2.5. No, no, 5, 5. 2.5. E questo, insomma, durante oggi la giornata in Renania abbiamo imparato tante cose. Uno, che la Renania, Renania Palatinato, proprio si chiama così perché è una importante provincia romana, e che loro praticamente guadagnano turisticamente su quello che abbiamo costruito noi. Questa è una cosa importante. Che continua questa cosa del non parlare inglese, cioè c'è proprio un boicottaggio, cioè proprio... Beh, se... noi abbiamo scoperto, ricordiamo, abbiamo scoperto il boicottaggio della lavazza. Innanzitutto, tra l'altro, è vero. No. Cioè, tutte le macchinette della lavazza che sono tutte capute. Tutte capute e defecte, cioè ci mettono sopra il cartello anche se è perfettamente funzionante, quindi per non farlo comprare. Perché il caffè lavazza e macchinette è comunque 100.000 volte più buono della merda che fanno loro. E c'hanno delle piazze bellissime, delle grandi cattedrali veramente fantastiche. Ma appunto c'è questa cosa in inglese. Ho capito che c'è sempre la cattedrale cattolica contro la cattedrale. Ah sì, che sono messe insieme, questo a Triviri chiaramente. Ma questo semplice, semplicemente perché se uno oggi si sente cristiano cattolico, ma domani sente la vocazione della protestanza, non c'è bisogno che si sposti di molto, quindi basta che gira l'angolo e sta nella buddista. Se sente buddista non ha bisogno di chiese. Esatto. Mica c'è la chiesa del Buddha. Non ci sono i tempi. Ma c'è la chiesa di altri tipi di cose. Comunque, queste di Marco, secondo me, un altro minuto. Anche due. E stanno a posto. Io le bucherei per vedere se è, però. Prova a girare le nostre. Poi si rovina. Adesso qui è il momento delicato, perché noi non sappiamo, queste appunto secondo me andavano proprio fritte. Ma c'è qualcos'altro per girare? Per noi. Perché che c'è? Una spatolina. Una spatola gigante. Una spatola per togliere gli organi. No, ce n'era una più piccola, ovviamente. È una spatola più piccola. La mini spatola. Insomma, ci sono le spatole se le vuoi. Vabbè. La prossima girata, ma questa vedi, infatti, che se è un po' fritta già sta venendo meglio. Questa era proprio la cotoletta del maiale fritta. Che era previsto il fatto che fosse fritta. Purtroppo non. Lo senti come sprecola adesso, perché ci ho aggiunto un pizzico d'olio in più per evitare che. Mentre che i due sto fatto, voi guardate con che abilità di polso. Che io se volessi. Ma non voglio, ma non voglio. Perché mi sembra esibizionismo. Scusate, io. Tanto Michela sta distruggendo. La cucina. E poi guardi, cos'altro abbiamo imparato oggi? Allora, abbiamo imparato che praticamente la Renania è piena di posti mitologici, come appunto abbiamo visto. L'arena che è stata ricostruita appunto per permettere di avere un sotto e un sopra, ricostruita per avere un sotto e un sopra per dare anche la ma è Fabrizio quando ha fatto esatto. No, ma è stata salutiamo ciao Fabrizio, ma una cosa fatta appositamente per far rivivere il sotto e il sopra dei vecchi teatri. Poi abbiamo scoperto che carattere altro abbiamo scoperto che quando praticamente devi riportare il vassoio dentro ti riempiono gli improperi in tedesco e ti spiegano in tedesco cosa devi fare quando tu non capisci, quando hanno capito che sei straniero a quel punto proprio solo in tedesco te continuano a ripeterlo in tedesco uccidendo gli tedeschi. E a un certo punto una gli ha fatto a Marco e lui io questo non l'ho capito. Avevo capito tutto ma questo no, fino a là gli è arrivato. Intanto è Michela che prende possesso della cucina perché non si fida. No, si sta appiccicando. E toccate di tutto tranne la cotoletta del maiale, perché insomma è quello. Io girerei quella di Marco che c'è il rischio che si stanno a bruciare. Diciamo che a Marco gli dice meglio di tutti. Stavi. Anzi, secondo me quelle di Marco sono fatte praticamente. Spegnila. Spegnila l'induzione. E ora siamo a zero, non indice più. Ok, quindi aspettiamo un minuto e poi te le butti sul piatto. Esatto. Noi mentre andiamo a vedere come è stato apparecchiato, non te oramai. No, non possiamo. Sì, dai, vai! Sì, no. Sì, allora. Sì, vieni. Ma perché vieni, qua è tornato, c'erano mutande. No, è stato apparecchiato tutto. Cracco ci darebbe una grossa pacca sulla spalla e ci direbbe cari miei. Questi cosi, che cosa sono queste cose? Cosa sono? Allora, questo qui perché dovrebbe essere il würstel, il famoso würstel alla Caltè. Come würstel? È un. Un patè. Ah, è una salsa, sono salse. È un.
Sì, una salsa. Salsa, sì. Questo invece T-Boost, ecco, questo è la, praticamente la salsiccia al tè. La vedete? Questo si spalma sopra e poi prende tutto e lo butti al cesso. Okay. Questo invece è l'Eber, invece questo dovrebbe essere tarte, non so, forse ve lo vedremo dopo, le assaggeremo anche queste. E qui c'è la famosa cartoffa in salad che, come vedete, fantastici. Crostini che sono sempre utili in tavola. Questo è un aspetto delicato, secondo me, la cosa. E comunque importante il piatto di Marco, che ha messi qua. Ah, l'ha messi qua, brava, vedi quanto è organizzata. Ma secondo me pure questi sono fatti, anzi si stanno anche bruciando. Vedi come ho abbandonato la cucina già. Sono dei sofficini al pollo. Sono dei sofficini di pollo con dentro ripieno, che secondo me c'è il maiale dentro comunque. Sicuramente c'è il maiale, ma che tu stanotte andrai in giro venendo c'è il maiale, lo sento, c'è il maiale. C'è il maiale nello stomaco. Il maiale nello stomaco è bruttissimo. Comunque oggi abbiamo imparato meglio nello stomaco che sullo stomaco. Comunque oggi abbiamo una cosa molto importante, abbiamo fatto conoscenza del cane che terrorizzava Michela. Michela, è vero. Il ferocissimo cane. Domani faremo un video. Esatto, un ferocissimo cane. Domani vedremo il video del feroce cane, che infatti il proprietario giustamente Michela ha detto: guarda, noi abbiamo paura del cane. Tutti perché noi. Come ce l'ha raccontato, sembrava. Infatti, non abbiamo paura. Ah, io ho detto c'è che il cane come quello di lì è il vagabondo. C'è il cane che mi guarda con uno sguardo feroce. E ringhia. E mi guarda così, e ho detto, vabbè, ma è il cane del vagabondo. E invece qual era lo sguardo del cane? No, domani lo vedrete. Chiediamo di fare un piccolo video al proprietario, perché ce l'ha chiamato e ce l'ha presentato. Esatto. Ci ha dato la mano, ciao, sono il cane. Non lo so, ero troppo terrorizzato per ricordare. Non è vero, poi ho fatto tante cose. Billy, mi ricordo lui ha detto Billy cammina. Billy, che in tedesco significa uccidi tutti. Esatto. Vieni qui. E quindi questa è la nostra cena salutare. Io sono venuto con il mio piatto inutilmente. Inutilmente, certo. Va bene. Fra poco vi diremo, insomma, di che si tratta la cartoffa in salad. Allora, se vedete il seguito di questo video, innanzitutto siamo sopravvissuti. Esatto, era commestibile, siamo sopravvissuti. Poi vediamo. Addio. Addio. Scusate, ma dovevamo documentare sta cosa? Perché? Poi c'è il pane, io l'ho tenuto. Io l'ho annusata, ok? Però adesso prima la... Tieni, Michela, mettila sul piatto. Fai vedere come andrebbe messa sul piatto, perché il piatto poi va composto in un certo stile. Tanto già sta magnano. Piatto già. Mozzicati, piatti già mozzicati. Mettila sul piatto, con quale delicatezza? Noi volevamo far purè stasera, ma vabbè, lo dobbiamo fare però. Perché dobbiamo fare il purè quando abbiamo la cartoffa in salad? E adesso la assaggi, per favore, vogliamo vedere proprio la faccia. Aspetta, come la faccia del cane feroce qua. Aspetta, allora, questa è tua. Mia, tutta quanta. Mentre io mesco birre. Ti piace? Vabbè. Si può fare. Ora deve assaggiare pure Marco, perché sennò Marco. Cartoffa in salad, sì, mi piacerà tantissimo, già lo so, sicuramente è meglio di ciò che sto mangiando adesso. Ma non ti piacciono? No, non è che non mi piacciono, è che è un po' forte il sapore del pollo, c'è grazie al cazzo al pollo. È normale. Però no, è mangiato. Perché sono amplificatori di sapore. Amplificatori di sapore, perché meno. Basta, senti... basta, non te resta a mettere quanta la mangi. No, appunto, ma io che ne so, io lo scelgo, no? Tanto mi mangio il cazzo. Vediamo quanto è buona. Attenzione, Non è male, dai, no. Buona. Potrebbe essere peggio, ok. A dopo, col giudizio finale. Ecco, se siamo spazzolati tutto. Poi tutto alla fine. Boh, vabbè. Cioè, non era dietetico, però era impasto, cioè non è che abbiamo mangiato chissà quanto. E scusate, ho fatto anche. Adesso stavamo discutendo fra di noi sulla gradevolezza di alcuni aspetti di questa cena. E allora ho detto, perché non condividerlo con i nostri ascoltatori? Nel frattempo l'occhio bionico traduttore legge. No, sto vedendo le calorie, quante calorie sono? Calorie. Lui oramai c'ha il... In vacanza, non ci pensiamo, no? No, io ci penso sempre. Big Jim si allena con la cartoffa e salad, fa le braccia. Questa settimana che non può fare i pettorali, sta moscione nel sin. Problema, guarda che problema è nostro da quando siamo usciti dal cinema, Vizio, ci devi pensare anche tu. A me oramai niente. Non credo che siano più recuperabili. Buonissimo, veramente buono. Buono. Cioè la carne, vabbè, ci può stare, insomma. Diciamo che la percentuale di acidità è perfetta. Perché noi ce l'avevamo memoria di cartoffa in salad dell'altro anno che
che le prendevamo. Poi la panna acida ci piace. Le dentette le prendevamo che erano terribili. Cioè, vabbè che facciamo spesa a penny, che... cioè, altro che Lidl, insomma. Ma per tutti erano uguali. Quindi, mi è piaciuto, però. Sentiamo Guardi, che invece la sua prima esperienza con la carta offensata, quindi non aveva un'influenza dalla fama. Influenze negative, ho trovato comunque una gradevole variante della patata. Anche, cioè, si dimostra ancora una volta che la patata vince. Vince su, cioè, in qualsiasi, cioè, te devi impegnare per veramente per fare. Ma l'altro anno si sono impegnati. Sono impegnati, è vero. Però devo dire che questa, cioè, non è che andrò a farmi le scorte per portarmele via, quello no. Però potrò consigliare ai forastieri. Vedi la marca che è, almeno glielo diciamo. Vitacrone. Faccio vedere così noi, a noi ci è piaciuta questa. Vitacrone. Non vi metteremo nessun link, chiaramente. Ci frega a cazzo. Ci frega a cazzo, però. Ovviamente Vitacrone significa morte. Mori sicuro. Morte con la patata. Veloce. Morta con la patata e vabbè. Morte di patata. Morte con i tuberi. Invece anch'io, appunto, dicevo, c'era questa preconcetto rispetto a quello che abbiamo mangiato l'altro anno. Invece mangiare la carne con la cartoffa in salada così era delicatina. Certo, anche questa stiamo parlando di una cosa che leggerezza non esiste, cioè, ma qui non esiste, cioè, io penso la persona che vuole fare la dieta, infatti il nostro padrone di casa è uno alto con barba papà davanti, capito? Cioè, d'altronde è così. Ma però è delicata, è delicata, ci è piaciuta veramente. Siamo andati nel vero ristorante tedesco. Ah, è vero, dall'occhione tedesco fantastico. E ci ha dato l'insalata tra una portata e l'altra. Era buonissima, ma era piena di salse. Cioè, sì, però non erano salse che dici porca puttana, che schifo. Cioè, era fantastica, era buonissima. Buona, anche leggera, fresca, ecco, fresca. Sì, sì, c'era un po' di tutto dentro. Buona, inaspettata. Chi l'avrebbe mai creso? Chi lo sarebbe mai creso, invece. Bene, ok. Comunque, allora, noi disimportiamo, anche se cuciniamo a casa. A volte anche a casa. Sperimentiamo comunque. Le cose. Sì, ma non sai che parla con. Ma che schifo. Sperimentiamo le cose del posto. E quindi vi invitiamo. Anche il porco in questo caso. Vi invitiamo a fare lo stesso. E poi mettete. Non andate mai a cercare cose troppo italiane. Giusto. Mettete un like sulla pagina. Ma perché sulla pagina? Su questo video. Ma, sorry. Cioè, ho bevuto troppa birra. Mettete un like ovunque. Mettete un like ovunque. Iscrivetevi al canale. Sulla patata, se lo fate, meglio per voi, ma anche su qualcos'altro. Dipende quello che vi piace. E non vogliamo essere. No, dai. Vogliamo accettare. Non arriveremo mai alla monetizzazione, quindi possiamo dire quello che ci pare. Sì, e soprattutto attivate la campanella, così rimanete sempre aggiornati qualora vi dovesse dimenticare di sapere che cosa abbiamo mangiato, che cosa è successo. Noi ve lo facciamo sapere, veniamo lì e vi facciamo ci siamo. Tu l'hai fatta la campanella, no? Come no? Ma che è la campanella? Scusi, posso avere la birra? Ah, sì, prego, se la prenda tutta. Grazie. Ciao. 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 Blah, 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 blah.